Ciao Paolini, ciao Paoline, ciao Antonellini e Antonelline. Tra l'altro sarebbe Antoniettini, Antoniettini, Antoniettine, Antonielline, Antonelli. Ciao amici, ciao Zunzun, benvenuti in questo nuovo video. Io c'ho ancora la faccia sonnata abbastanza, c'ho questi occhioni qua un pochino così sbrilluccicosi perché mi sono svegliato da non molto, però ho fatto colazione, quindi il carico di caffeina l'ho fatto, guardate che pacco che mi è arrivato dalla Puglia con amore. Allora, fatemi mettere un pochino in ordine, ok. Volevo presentarmi smoking, però non è il caso, raga. Ok, ci siamo, sono io, sono Paolino Channel e apriamo il pacchettino finalmente perché ce l'ho qua da 3 giorni e non ce la facevo più, tra una cosa e l'altra non ce l'ho fatta ad aprirlo prima, quindi adesso ci mettiamo qua ad aprire. Come vi ho detto, vabbè, voi non l'avete ancora visto nel video di domani, che c'è la degusta box domani sera, mi raccomando. Vi ho detto che ho la stessa maglia dello spacchettamento degusta box perché insomma la sto usando in questi giorni. E ieri era troppo buio per farla. Siamo a domenica mattina, grazie a Dio sta uscendo un pochino di sole, cioè almeno c'è un po' di luce, ho acceso tutto quello che ho in casa. Quindi spero che vedremo benissimo queste cose. Allora, io adesso il pacco me lo metto qua a fianco sulla sedia. Aspettate, sentite forse il rumore della sedia? Fastidioso, lo so. Lo metto qua, è abbastanza pesantuccio. Così io infilo la mano. Prima ci sarà la letterina sicuramente. Allora, eccomi qua. Grattiamoci l'orecchio e cominciamo. Bene. Come vedete ho la maglia perché c'è veramente freddo. Allora, qua c'è la letterina per il Paolino e il Monellino, con i cuoricini tutti glitterati, con gli stickers, quindi adesso leggiamo. Però vi invito subito a mettere un like e un commento, mi raccomando. Prima il like e dopo aver visto il video commentate, oppure commentate durante il video, se vi piacciono le cosine che mi ha inviato, ma io sono sicuro al 100%. Allora, vediamo che cosa mi ha scritto. Vediamo che cosa mi è scritto. Antonietta. Allora. Anche qua c'è un cuoricino glitterato. Ok. Allora, c'è una parte privata, perché mi ha scritto cose hot, quindi non posso leggervele. No, a parte gli scherzi. C'è una parte che è solo per moi, solo per moi, per personalmente, per me personalmente, ecco. Ciao Paolino, finalmente sono riuscita a inviarti il pacco con piccoli pensieri. Piccoli, guarda quanto che paccone. Ti volevo dire grazie per la compagnia che mi fai e i paesaggi che ci fai visitare con te. Aspettate perché devo capire. Ah, ok. Sei speciale, per questo sei arrivato da noi, Pauline e Paolini. Continua sempre così. Baci, bacini, bacetti, Antonietta. Yeee, grazie mille. Adesso vi leggo la parte privata. No, scherzando. Questa me la leggo io. Aspettate, voi leggetemi negli occhi. Bellissimo, grazie mille, bellissimo, bella frase, grazie, 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 Antonietta. Tra l'altro io Antonietta la chiamo spesso Antonella, non lo so perché, cambierà nome, penso che andrà all'anagrafe a cambiare nome. Mi sa che anche nel vlog che vedrete poi martedì l'ho chiamata Antonella, va bene, ma mi può capire. Come tanti di voi le chiamo in altri modi, come quei mariti che hanno la moglie e poi in certi momenti la chiamano con nome, altri nomi, insomma, va bene. Detto questo, apriamo. Che bello! Ma cosa sarà questo? Apriamo i pacchettini, su. Allora, da ascoltare in pieno relax. Dalla forma posso capire, a parte che da ascoltare. Cioè, non sento niente, quindi immagino che cosa può essere. Allora. Ah, ecco. Sì, non c'entra niente con questo video. Adesso dobbiamo goderci questo video, ovviamente. No, mi è venuto in mente perché
Sono di nuovo così e mi ha detto: ma perché? Mi hanno scritto: ma perché soffi sempre? Perché tiri sempre su col naso da maleducato? Lo so, mi dispiace, non lo faccio. Ecco, naturalmente, perché io in questo periodo ho sempre il naso chiuso, raga, quindi per non mettere sempre pausa e non me ne accorgo neanche, per non mettere sempre pausa e soffiarmi il naso, io faccio che è maleducatissimo. Me ne rendo conto, è fastidiosissimo, lo dico io stesso, Quindi. Cosa vedo? Cosa vedo? Che bella la carta, tra l'altro. Non so, l'avete vista? Bellina, questo colore con questi qua. Oddio, che bello questo. Allora, prima di farvelo vedere faccio una cosa. Mi soffio il naso. Eccomi qui. Allora, è un vinile, ovviamente. È ancora sigillato, che bello. Allora, tra l'altro è un'edizione limitata, guardate. Hanno fatto 500 copie e io ho la numero 39. Che bello. Allora, Camera Soul, esagerato. Qua ci sono tutti i titoli. No, ma io adoro il soul, raga. Io adoro tutta la musica, tutti i generi, eh. Lo apriamo, dai. Lo apriamo, che tanto poi lo devo ascoltare. Io non li conosco sinceramente loro. Ah, ma sono pugliesi. Che bello, guardate. È in collaborazione con la Regione Puglia, con i centri culturali, l'Unione Europea. Guardate qua, tutti i certificati. È un gruppo pugliese, wow. Che bello. Allora, lo apro così vediamo dentro come è fatto. Poi ovviamente sapete che la musica su YouTube sono tremendi, se no io nei prossimi vlog vi faccio ascoltare anche, ma non si può fare niente. Mi sa che non so se mi serve una forbice per i prossimi pacchi, però per scellofanare questo mi sa che ci voleva, però ce la sto facendo senza rovinare il vinile ovviamente. Tra l'altro, raga, io approfitto, intanto sto spacchettando, approfitto anche per fare due chiacchiere con voi ovviamente. Quando arriverà al divano, devo un po' sistemare il salotto e voglio mettere il giradischi in un'altra posizione più comodo, perché lì vicino alla TV è bello esteticamente, però è scomodo da letterino, la conservo gelosamente. È un po' scomodo da ascoltare i vinili, infatti li ascolto pochissimo. Lo metterò in un punto più comodo, ma poi vedrete in futuro. Allora, qua abbiamo i nomi con le foto dei gruppo. Così leggete anche voi i nomi. Guardate, sono loro. Ok, poi singhiozzo pure, mannaggia. Andiamo a vedere il vinile. I vinili sono sempre belli, esteticamente. Madò, raga, è trasparente, è rosso. Che bello! No, ma mi si abbina con la maglia. Cioè, qua non ci sta una fotocopertina qua. Aspettate che non voglio rovinare nulla. Aspettate. No, ma è bellissimo. Facciamo così. Ma che bello. No, è trasparente, raga. Poi è rosso come la mia maglia. È rosso cuore. Come si fa il cuore? Che bello! Non vedo l'ora di ascoltarlo, me lo metto subito stamattina. Ok. Beh, abbiamo cominciato bene, raga, direi proprio di sì e siamo già a 9 minuti, tra l'altro, bene, conserviamolo. Mamma mia, che bello! Sarà sicuramente bello anche da ascoltare, ovviamente. Poi vi faccio sapere tutto. Sentite che c'è un po' di vento, mo si chiude la finestra. Boom. Infatti, ho aperto perché faceva più luce, vabbè. Grazie, non ho parole, ma è bellissimo. Ok, poi ovviamente l'imballaggio. Mi fa sempre, quando mi fanno i pacchi, spesso mettono o la carta dei volantini o i giornali. Mi fa sempre troppo strano vedere i volantini, soprattutto scritti in italiano. Anche questo è un regalo. Vediamo un po' i prezzi. Ah, questo è di maggio.
Guardate. Beh, dai, avete dei buon prezzo, vediamo un saluto. Adesso perdiamo tempo con i volantini mezz'ora. Vediamo la carne. Allora, l'entrecôte. Tra l'altro è l'ora di pranzo quasi. Curioso, curioso, devo farle vedere alle mie colleghe. Va bene, dai, togliamo l'imballaggio che apriamo i regalini, che sono le cose più importanti. Questi me li guardo dopo. Non butto via niente io, raga, anche l'imballaggio. Cioè, mi interessa anche l'imballaggio, allora questi me li conservo. Ok, oddio, quanti pacchetti, raga. Allora, qui sono tutti i pacchettini così e c'è scritto su ogni pacchettino, no, ma è bellissimo, su ogni pacchettino c'è scritto qualcosa. Allora, attento al topo per la tua agenda settimanale. Guardate qua. Andiamo ad aprire. Aspettate che volevo solo allontanarmi un attimo. Ok, raga, ho cercato di migliorare l'inquadratura, mi piace di più, vi ho allontanato un attimo, ho riaperto la finestra così entra un po' di luce. Allora, eravamo arrivati qua al topo. Cosa mi ha mandato? Un topo? Un topo schiacciato? Non credo proprio. Ok. Ah, che belli! Guardate. No, ma quanto sono belli, ma dai. Apriamo, apriamo. Raga, state lì comodi e seduti perché qua è lunga la cosa, eh. Mi sa che ci volevano le forbici, no, ma ce l'ho fatta. Ma quanto sono belli! Allora, subito prossima settimana di agenda con i Mickey Mouse, eh. Ah, io l'ho aperti, ma sono tutti fogli uguali, ovviamente. No, guardate che belli! Questo è solo Topolino. Ah, anche questo. Anche questo è Topolino. Ci sono. Madò, che belli che sono. È vero, io ho sticker della Disney, raga, non ne ho visti in giro. Non ne ho neanche, tra l'altro. Andiamo qua, ci sono tutti i fogli identici. Guardate che carini. Cioè, grazie. Io metto tutto qua perché dopo devo dividere i rifiuti, ovviamente, tra plastica e carta. Allora, io sto scegliendo i pacchettini più piccoli, raga, e lasciamo quelli grossi alla fine. Allora, per la cura del tuo viso, lo so che sei già bello. Grazie, dopo ti faccio il bonifico. Stanno anche ridendo da fuori, guardate. Ok, una papera. Beh, posso già immaginare cos'è, ovviamente. No, quelli, gli sticker se non me li immagino, non li pensavo. Ma qua posso già immaginare. Allora, abbiamo delle maschere. Maschera effetto rigenerante, cacao e ginseng e avocado. Anche questa oggi me la sparo. Guardate. Grazie mille. Che marca sono? Non le conosco. Soft Day Workout Cosmi e Premium. Ah, mi ispira questo qua l'avocado. Oggi mi faccio questa perché è fresca. Bene, grazie mille. Ma voi non mi conoscete proprio per niente. Proprio per niente. Allora, altro pacchettino di quelli più piccoli. Cosa ho letto? Per il tuo frigorifero? No, mamma mia. Ogni vostro pacco, raga, è una gioia, è come vincere al lotto, raga. Lo so che sembrano frasi che io dico per tenervi buoni, per essere così come si dice, ma non è così, per fingere, no, stupore, ma non è così, lo sapete. Se no non mi mandereste tanti pacchetti. Tra l'altro dopo questo ne arriva un altro della Vanessa Family.
Che sarà un altro divertimento, raga. E altre emozioni come questo. Allora, sono calamite, ovviamente, penso che l'abbiate già capito. Di Sorrento, ma che bella! Sulle calamite ci sono due pensieri di due modi di pensare. Quelli che assolutamente non le vogliono regalate e non perché ci devono andare nel posto. Invece so, quelli che la pensano come me, che invece le calamite regalate siano una grande cosa, perché è impossibile andare in tutti i posti, raga. Quindi io non avrei mai, adesso non lo so, magari poi ci andrò, non è che sono novantenne a Sorrento, però infatti questa è di Sorrento, guardate che bella. Però nel senso che magari non ci andrò mai a Sorrento, quindi perché evitarsi una calamita? Io sono del pensiero che è bello farsi regalare le calamite, anche perché magari un amico che va a visitare, che ne so, New York e ti porta una calamita, tu in qualche modo hai partecipato a questo viaggio. Io la penso così, insomma, comunque grazie Antonietta. Bellissima questa, con i limoni, la costiera, e troverò... Oh, col delfino qua! C'è il delfino qua. È una conchiglia, ovviamente. Questo è un pezzo di carta che mi è rimasto. Cercavo inutilmente di staccare la cosa dietro. Ma non è finita perché c'era un'altra. E anche questa è bellissima. E qua non c'è bisogno di parole. Per chi crede, per chi ha fede, è lui, è Padre Pio. Io ce l'ho lì sopra, nello scaffalino. Ecco qua. Guardate che bella anche questa. Speriamo, speriamo. La benedizione del Signore scenda su di te, sulla tua casa e su tutte le persone a te care. Grazie. Bene, la mettiamo qui, perché poi dopo queste cose, voi non sapete, ma io quando finisco di spacchettare i pacchi, subito, subito, perché mia mamma glielo dico, mia mamma è curiosa e dice, mandami subito, voglio vedere che cosa ti hanno mandato. Lei pensa sempre a voi, perché io glielo dico che mi volete bene. Allora, altro pacchettino, devo mettere un attimo la pausa per il naso. Sono tornato. Questo. Vorrei provare a indovinare. Ah, c'è scritto qualcosa? Ah, per le mani. Per le mani. Con le mani sbucci le cipolle. Con le mani tu ci fai di tutto. Allora. Ah, pensavo era una tazzina. Toccandola. Invece no, per le mani. No, che bello! Allora, dovete sapere che la sciura Antonietta. La signorina Antonietta fa tantissime cose e mi ha fatto una crema personalizzata. Allora, ce la faremo ad aprire. Guardate che bellina, tra l'altro. Ho detto l'asciura Antonietta mi bloccherà. Avevo tutti i regali indietro. Allora, oddio. Le mie gaffe. Allora, qua c'è scritto qualcosa, ma adesso io non ci vedo. Ingredienti, penso. Ok, la data di produzione. Crema mani, piedi, gomiti sprecolati. Sprecati. Screpolati. Guardate che bello, ha messo anche il mio logo con tutti i cuoricini glitterati come nella busta. Vabbè, io vi faccio vedere. Che profumo! La crema? No, ma è bellissima. Cioè, è profumatissima. Guardate. Volevo provarla, ma ora che poi impiastro tutto, raga, la provo dopo. Tanto vi faccio sapere tutto. No, ma che bella, tra l'altro, la confezione. Cioè, con quello che ha fatto qua sopra. Grazie. E la proverò e ti farò sapere. Tra l'altro, ecco, mi prude l'orecchio, la devo mettere anche qua sopra. Poi, vediamo, sto cercando ancora i pacchettini più piccoli perché veramente arrivano quelli giganti, eh. Allora, questo è piccolino. Eh no, poi sono tutti grandi, mi sa. Vediamo un po'. Mamma, quanti, raga! Che bello! Vediamo se sotto ce n'è qualcuno più piccolino. No, sono tutti pacchi grandi, dopo quindi tirerò a caso. Allora, per il tuo album, qui anche qua potete capire che cosa sono. Vediamo, vediamo.
Sempre difficile trovare queste cose, voi me lo dite. Ok. Oh, che bello. Allora, sono tutte cartoline dalla Puglia. Ah, ma l'ha trovata di Terlizzi. Guardate che bella. Questa è una festa che tra l'altro mi ha fatto anche vedere, che c'è in paese. Guardate che bella. Dietro ovviamente sono bianche. Queste non le spedisco da nessuna parte. Le metto nel mio album. Abbiamo questa. Poi Monte Sant'Angelo, Foggia. Che bello. Guardate qua la... È tipo una chiesa dentro una grotta, dentro una montagna. Una cappella, insomma, una chiesa. Guardate che bella. Grazie mille. E poi l'ultima dei trulli. Trulli di Albero Bello. Qua non c'è bisogno di dirvi che posto è. Guardate quanto è bello. Sono veramente delle cartoline questi paesaggi. Grazie mille, apprezzatissimo. Sono emozionato. Allora, ma noi dobbiamo andare avanti, raga. Adesso tiro a caso perché sono tutti grossi. Però ci sono. Ma facciamo così: ci sono solo due pacchettini con questa carta a pois neri, elegantissima tra l'altro. E poi tutti i pacchettini con la carta blu. Quindi, così a caso apro questo. Allora, fa bene al battesimo. Ah, fa bene all'intestino. Al battesimo, sì. Nome del padre. Sono un po' grande per quello. Fa bene all'intestino. Quindi mi ha mandato una scatola di prugnera. Ma quanto sono scemo. Oh, se magna, raga, se magna. Wow. Mamma mia, io li amo, raga. No, io li amo questi. Cioè, i taralli. Multicereali, tra l'altro. Ecco perché fanno bene all'intestino, ricchi di fibra. No, ma che buoni. Dopo li assaggio, prima della fine del video li assaggio. Mamma mia. Io amo i tarallutti, i tarallini. No, no, i tarallucci sono un'altra cosa. I taralli, raga, io li ho sempre mangiati. In Sardegna li compravamo spesso. Al finocchio, all'olio d'oliva, quelli naturali. Però questi multicereali mi ispirano molto, quindi state lì che alla fine ci facciamo un assaggio. Poi, mancano le cime di rapa, ok, allora ho capito. Ho capito che cosa sono. Adoro anche queste. Tra l'altro non le mangio da... Forse dall'ultimo pacco di mia mamma, ma di 3 o 4 anni fa, raga. Perché qua le trovo nel negozio italiano, ma costano tantissimo e ci andiamo poco. Comunque sì, sono le orecchiette. Ah, integrali! Mamma mia! No, che buone queste qua. Ovviamente non le farò con le cime di rapa o qualche altro condimento. Magari con i broccoli. Con i broccoli sono anche buonissime. Ma in tutti i modi, raga. Grazie, le orecchiette. Bene. Pancia mia, fatti capanna. Adesso apriamo tutte le cosine... azzurre. Mentre le mangi ti crescerà qualcosa. Allora devo alzare la telecamera. O mi crescono i capelli. Allora, se vedete che non cresce niente, non sono i capelli. Cioè, se non... Perché se non crescono i capelli sta crescendo qualcos'altro che non state, che non posso inquadrare. Quindi vediamo un po' che cos'è sta roba. Sempre roba integrale. Vediamo se è una cosa che posso assaggiare. Madonna! Treccine integrali, prodotto da forno. Mamma mia! Guardate qua. Sono tipo grissini però, intrecciati. Carine! State lì che assaggiamo anche questo. Dopo vedremo se c'ha effetto Viagra o no. Poi, forse intendeva che mi cresceranno le treccine, ma io non sono malizioso, perciò penso sempre ad altro. Allora, attenzione, puzzette. Mi
Vabbè, tanto io abito solo. Ceci bianchi della Murgia, riciclabili con la carta, ok, la confezione. Che bello, grazie mille. Arriva il tempo delle zuppe. L'altra volta mi sono fatto un minestrone top. Non so perché questo gesto voglia dire top, non lo so, mi è venuto così. Allora, grazie mille anche dei ceci. Poi, contiene ferro, attento che diventi braccio di ferro. Vedete che ha scritto ogni pacchettino. Contiene ferro, lenticchie, vediamo un po'. Eh sì, anche queste lenticchie di Altamura. E tra l'altro tutto di Puglia, raga, che bello. La Murgia in Puglia, sì. Paolo, non fare l'ignorante, in geografia. Sì, ovviamente. Beh, certo, se mi mandavi le lenticchie di Milano c'era qualcosa di strano, ovviamente. Grazie mille. Queste qua, sapete cosa faccio? Adesso ovviamente sono chiuse. Quando le aprirò, ho tutti i contenitori, quelli ermetici, e non metto la molletta, li apro, li metto direttamente nei contenitori e mi faccio tutta la scorta per bene, perché si conservano. Per la pausa e non mangiarli tutti. Ma che, ma per secondo te li apro e me li mangio tutti fra un'ora? Non so neanche cosa sono, aspetta. Monello, vediamo un po'. Beh, dalla forma penso siano altri grissini. Guarda come sta attenta a impacchettare il tutto. Grissini sì, tra l'altro ha un gusto che mi piace troppo. Prima vi dicevo i taralli al finocchio. E questi sono grissini, adesso vi faccio vedere, con i semi di finocchio, cioè al finocchio, esatto. Ah, anche treccine, ah che bello, sono anche treccine, vedete la forma? Mai viste, giuro. Queste sono anche pugliesi, 100%. Andiamo a vedere. Eh sì, Barletta. Sono di Barletta, come Lino Banfi, credo, di Barletta. No, è di Bari. Oddio, non scateniamo polemiche. Comunque, viva Lino Banfi e la Puglia. Poi, questo pacchettino ciccioso per il tuo relax. Grazie. Sento profumo, non capisco però, beh, dal profumo, che buono, forse una candela? Una candela? O un profumo? Ma per relax. Mamma mia, Camomilla Candles, rosso imperiale. Tra l'altro le ho finite. Che buona, voi non potete sentirlo, raga. Aspettate che l'apro, tanto poi la devo accendere. I profumi lo so che non potete sentirli, ma è buonissimo. Avvicinate il naso al telefono. Grazie. Allora, ci sono ancora due cose. Poi c'è solo la carta che dopo riciclo. Ci sono questi due. Cosa saranno? Apriamo prima. Allora, in uno c'è scritto attenzione bomba e qui per appuntamenti che non ricorderai mai. Allora, prima apro il pacco bomba. Allora. Che bello, questo me l'aveva accennato. Il patto, la trattativa tra Stato e mafia, nel racconto inedito di un infiltrato. Nicola Biondo e Sigfrido Ranucci. Ah, che bello, questo qua sarà la mia prossima lettura. Guardate, che bello. Oddio, ovviamente è bello, cioè interessante l'argomento sappiamo, non c'è bisogno che vi dica nulla. Però
Però mi piace questo, mi piacciono queste cose. E racconto inedito di un infiltrato. Mamma mia, sono curiosissimo. Me lo metto subito nel comodino, anche se non ho finito ancora l'altro libro dei Leoni di Sicilia, ma voglio cominciare questo perché mi incuriosisce troppo. Tra l'altro, se non lo so, devo fare un viaggio sabato, il prossimo fine settimana, me lo porto in treno perché il viaggio è comunque di 3-4 ore. Se, nel caso, comunque. Lo leggerò, grazie mille, ci hai azzeccato anche in questo. E apriamo l'ultima cosa. Io potrei andare avanti ore. Wow, mamma mia! Allora, time to relax, sticky snot. Guardate, ovviamente qua c'è scritto che cosa contiene, e lo apriamo insieme. Che belli! Qua per fare la lista della spesa, raga. Questi qua sono tutti adesivi, ovviamente. E questo? No, ma questo è settimanale. Guardate. Ci sono tutti i giorni della settimana dove puoi scrivere cose e magari poi lo stacchi e lo attacchi magari al frigo o non so da qualche parte. Ma è bellissimo. Ma questo qua è quello per la lista della spesa. È bellissimo. No, sono rimasto bloccato non tanto con i tarallucci, non con le orecchiette, ma con questo. Perché lo sapete quanto mi piacciono queste cose. Bene. No, ma che bello, ve lo faccio rivedere. Cioè, prossima lista della spesa. Grazie, è bello tra l'altro, sembra un libro, c'è proprio da mettere lì sulla scrivania. No, grazie mille, non ho parole. Allora, adesso facciamo gli assaggi di tre cose. Allora, aspettate che mi metto un attimo comodo qua. Pronto? Allora, ho preso la forbice per non rovinare le confezioni. Allora, io lascerei i tarallini per ultimo. Poi provo prima le treccine ai semi di finocchio. Ok. Proviamo subito queste. Io apro con la forbice perché se tiro qua mi conosco, strappo poi tutto, quindi meglio tagliare qua sopra. Ok. Che belle, sono proprio treccine. Non parlo più. Mamma mia. Cosa non sono, raga? Mamma mia. Buonissimi. Come gusto, tra l'altro, ricordano i tarallini, eh? Potrei dire dei tarallini a forma di treccia, sono buonissimi. Adesso apro questi qua che sono le treccine integrali. Comunque la qualità si sta un po' inutile. Mamma mia. Non è roba del discount, raga, eh. Assolutamente, che buoni. Allora, queste qua sono le treccine integrali. Proviamo anche queste. Sono un po' dure. Uno meglio dell'altro. Mamma mia. Assurdo.
Una finale di video muto, raga. Mamma mia. Allora, alle treccine col finocchio gli do un 9 e mezzo. Alle treccine integrali gli do un 9, ma perché sono buonissime. Quel mezzo punto è per i semi di finocchio che danno questo gusto assurdo, buonissimo, raga. Se vi ricordate, i voti che do ai prodotti del Gustavox non superano mai l'8, eh? Quindi questi hanno praticamente un 10 lode. Ma adesso abbiamo i tarallini. Mai chiamarli tarallucci, non sbagliamoci. E molti cereali, anche questi qua sono secondo me uno di quelli come le ciliegine, uno tira l'altro, come i cioccolatini. Anche questi. Mamma mia. Che pericolo. Senza parole. Basta. Mamma mia. Vado a bere un bicchiere d'acqua e ci salutiamo. Allora, raga, in tedesco si dice ohne Wort, senza parole. Cosa devo dire? È tutto bellissimo. Cioè, non c'è una cosa non azzeccata, non c'è una cosa che non mi piace o che non è del mio genere. Cioè, cosa dire? Ti abbraccio forte, Antonietta. Grazie di tutto, è bellissimo. Ogni vostro pacchetto, lo so che è una noia, ogni volta dico le solite cose, ma è una gioia, è una cosa bellissima. Mi emoziona tanto sentire questi sapori. Poi, comunque, l'Italia è la mia terra, e non posso essere insensibile quando metti in bocca queste cose, raga. Questi sapori è bellissimo. No, cioè, non ho parole. Grazie mille. Adesso ho sistemato tutto qua sul tavolo per fare una foto, fotoricordo, e poi foto anche per mandare a mia mamma che ci tiene sempre. Lei si emoziona più di me. Dice: ma Paolo, ma quanta roba ti mandano? Ma quanto ti vogliono bene? Mi dice sempre. E beh, è meglio chiudere, raga. Che cos'era? Un messaggio? È meglio chiudere, vi voglio bene, un like, un commento, ci sentiamo domani sera, c'è la Degustabox, eh? Che non sarà una bellezza così, però guardatela lo stesso. Un bacio, ci sentiamo, siamo tanti, siamo 1610, se arriviamo a 2000 a Natale, non credo, sarà difficile, però la speranza è l'ultimo a morire, festeggiamo, festeggiamo. Vi voglio bene, che vi devo dire? Grazie ancora. Ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao Antonietta, ciao Antonella, ciao Sciura Antonella.